Salve a tutti amici di YouTube. Oggi faremo il video con questa lavabiancheria di un po' di tempo fa, di qualche anno fa. Diciamo che il periodo va dai 2001 al 2002. Parliamo di questa lavabiancheria che fa parte del gruppo Zanussi Electrolux. All'epoca si chiamava Zanussi Electrolux, adesso oggi è solo Zanussi, è solo, scusate, è solo Electrolux. È del marchio Zopas. Ecco qua. Oggi faremo un bel carico di cotone, visto che questa è una 6,5 kg. Faremo un bel programma di cotone. Questa macchina è stata riparata, questa lavabiancheria. Il detersivo l'ho già preparato dentro nella vaschetta. Perfetto. Accendiamo. Benissimo. Come potete vedere, e non ci aggiungiamo l'extra risciacquo, il super risciacquo. Quindi abbiamo messo carico di livello di carico massimo 1200 giri. Ci potremo aggiungere anche il bio volendo. Ma sì, ce lo aggiungiamo, dai. O è meglio di no. Ce lo aggiungiamo il bio. Ma no, forse è meglio di no. Lasciamo stare. Facciamo un bucato con il maxi. Ok, qui abbiamo messo. Detersivo l'ho già messo, come potete vedere. Ok. Il livello di carico, come era stato messo qui in questo modello di macchina, che era la Maxi Vasca 54 della Zopas, praticamente era come il livello di sporco nelle input, dove c'era leggero, normale e difficile.
Sta facendo l'imbibimento. Sta iniziando la fase del riscaldamento dell'acqua. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Grazie.
Siamo sempre nella fase di lavaggio. Portando la temperatura a 40 gradi, portando la temperatura a 40 gradi, quello che volevo dire, ha messo in funzione dopo il jet system per circa 11 minuti e poi l'ha riaspento e adesso sta portando la temperatura a 60 gradi. C'è due step. Allora, il primo quando fa l'imbibimento, ok, quindi che carica man mano l'acqua mentre viene assorbita dalla biancheria. Poi, dopo inizia la seconda fase, che quindi spegne il jet system e fa il primo riscaldamento, portando la temperatura a 40 gradi. Arrivata a 40 gradi, fa partire il jet system per circa 10 minuti. Poi lo interrompe un'altra volta e adesso sta portando la temperatura a 60 gradi. Come potete notare, quindi anche le rotazioni sono sono intense perché comunque ha una pausa molto breve. Infatti la temperatura è quasi a 60. Ecco, è iniziato le rotazioni intensive.
Questo è il lavaggio intensivo, dove la macchina, la lavabiancheria, fa due fasi di rotazione, girando sia in un senso che nell'altro, dove da 35 va a 45, da 45 scende a 35, va da 35 e risale a 45 giri. Come potete vedere, adesso è a 45. Via, così vediamo. Allora, 45,35, 45, 35, 45. Carico acqua di fine lavaggio.
primo risciacquo. Questo è il primo risciacquo con lo spin rise. Secondo il mio parere, questo era un ottimo sistema di risciacquo. Utilizzava la quantità giusta d'acqua. Però aveva un'ottima efficacia di risciacquo. Confronto alle lavabiancherie di oggi moderne, diciamo, tra virgolette, perché secondo me anche questa lavabiancheria che era del 2001-2002 con questi livelli sia di risciacquo di lavaggio che lavava poteva essere benissimo. Poteva essere benissimo una classe A++. E poi su questo discorso delle classi energetiche ci sarebbe da fare veramente una grossissima discussione. Però lasciamo perdere, è meglio che non affrontiamo il discorso. Per il mio parere questo è un ottimo sistema di risciacquo. È veramente un peccato, veramente grosso, che il gruppo Electrolux l'abbia abbandonato, perché questo era un sistema che poteva essere ancora oggi un ottimo sistema di risciacquo. Perché le lavabiancherie di oggi, il problema di queste macchine di oggi, si lavano con poca acqua e risciacquano con poca acqua, ma
al di là dei tempi lunghi che ci vogliono, perché devono allungare per forza i tempi, e in più anche come qualità di risciacquo, veramente, insomma, è un po' scarsa. Gli devi aggiungere dei risciacqui aggiuntivi, perché sennò la qualità del risciacquo non c'è. L'effetto dello spin rise praticamente cos'è? È come se noi in una bacinella, anzi facciamo un esempio ancora più semplice. Allora, noi prendiamo quelle terrine dove si condisce l'insalata, ok? Ci mettiamo dentro 1 litro d'acqua. Ecco, questa è la fase che mi piace tantissimo, che fa le rotazioni a 50 giri, 55 giri al minuto, prima di scaricare l'acqua del risciacquo. Stavo dicendo, è come prendere, per dire, una terrina, no? Una ciotola dove si condisce l'insalata, ci si mette dentro 1 litro d'acqua. Ok, e ci immergiamo, per dire, un asciugamano da viso. Noi la bagniamo, la strizziamo, la ribagniamo e la strizziamo e la ribagniamo. E questo è l'effetto dello spin rise. È questo che fa i panni, che fa la biancheria. Però secondo me è un ottimo sistema di risciacquo, perché viene sciacquata, parere mio, più a fondo, senza utilizzare grosse quantità d'acqua. Scarico del primo risciacquo.
1000 giri. Secondo risciacquo. Sto risciacquo ve lo filmo in due parti perché sennò viene troppo lungo. Vi farò vedere questa, lo primo spin rise. Siamo sempre nella fase del secondo risciacquo.
Vi devo dire che l'acqua in più che vedete l'ho aggiunta io, perché volevo capire un attimo come reagiva la macchina se io aggiungevo, dopo che ha fatto la prima parte con gli spin rise, volevo vedere come reagiva la macchina aggiungendogli un livello più alto. Vedo che questa rotazione a 55 giri l'effettua lo stesso. Lo spin rise te lo fa solo se il livello è basso, molto basso. Invece la rotazione a 55 giri te la fa anche se tu aggiungi acqua, gli fai un livello più alto. Scarico del secondo risciacquo e poi filmerò direttamente quando la macchina inizia a partire con la centrifuga intermedia. Centrifuga intermedia del secondo risciacquo. Sono 650 giri adesso. Adesso arriva a 900 giri. Giri. Terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente.
scarico del terzo ed ultimo risciacquo con l'ammorbidente. Quattrocento giri. Giri.
Ok, e qui finiamo il nostro programma di lavaggio. Grazie a tutti e prossimi video. Grazie a tutti, ai prossimi video.